Ari benvenuti. Ah, sta caricando qualcosa, no? A posto, siamo online al quinto episodio di Un'estate al Mame. Già vedete il Beze, il Becero non ufficiale, però questo si è trovato. Cosa giochiamo oggi? Adesso c'è cioè, da fare solita piccola premessa, cercherò di essere veloce. Avevo voglia di un qualcosa tipo Indiana Jones, visto che domenica sono stato a vedere l'ultimo film, che tra l'altro non mi è manco dispiaciuto, ci sta se è l'ultimo. Poi ho detto lasciatelo in pace, ha riso un po'. Avevo voglia di qualcosa di questo tipo, qualcosa di un'imitazione. Ho scaricato questo gioco che da piccolo non lo conoscevo, l'ho scoperto quando facevo la prima stagione, cioè preparavo la prima stagione di Un'estate al Mame. Siamo alla seconda, per chi non lo sapesse. E ho scoperto questo gioco che si chiama The Cliffhanger Edward Randy. E quindi vi leggo la sinossi perché l'ho letta prima e mi fa no ridere, però è. Quindi è un gioco, è un videogame degli anni. No, è proprio del 90, come abbiamo scritto lì, della Data East. Data East, vabbè, non stiamo a dire Joe Mac, no? E chi più ne ha più ne metta. Però è settato nelle regioni europee nel 1930 e siamo contro una specie di Nazi-like army, quindi dei pseudo-nazisti, se si può dire. Capitanati dal generale Dark Ogre. E quindi cos'è che facevano questi? Ah, una ricerca su un'arma di distruzione di massa segreta. E tu, noi assumiamo il ruolo di Edward Randy, che appunto dà anche il nome al gioco, perché il gioco è conosciuto come The Cliffhanger, due punti Edward Randy o semplicemente Edward Randy. Si gioca anche in due, ma il secondo player è una reskin brutta di Edward Randy, quindi ci gioco da solo, almeno lo facciamo super canon. Però sai, questo è figo, eh. Non l'ho mai provato 100%, quindi è quasi una blind run, però siamo su Mame, quindi ce la godiamo insieme. E bisogna salvare la nipote dello scienziato che chiaramente i nazi hanno rapito, credo, cioè do per scontato, che si chiama Charlotte, che detiene questo Prisma Stone, che è il pezzo mancante chiave. Per la Terra Diver. No, no, scusa. No, questo stavo leggendo un'altra cosa. Cos'è? Ah, niente, che questo prisma servirà per fare questa ricerca dei nazisti. Bene, basta. Lui può fare diverse cose. Sì, adesso ve lo spiego mentre giochiamo. Allora, vado sul Mame e let's go. Innanzitutto, fammi settare un attimo la chat e mandarla a chi di dovere. Proprio 30 secondi. Quindi della Data East abbiamo già giocato a qualcosa. Per ora no. Allora, let's go. E 1, 2, 3. Ok. Io qua rimango qui. Perfetto. E andiamo a giocare The Cliffhanger. Speriamo che il volume sia tutto giusto. Ah, non ho. Ah no, è proprio così. Mentre metto i crediti, quello deduco sia la nipote del. Qualcuno ha rubato il prisma, come vi dicevo io prima. Quindi è bello fare una sinossi prima voce. Bestiale, nel senso non l'avevo mai vista sta cosa, questa intro. Vabbè, il Basil che è un po' sporge con lei. Ah no, in verità non sta. Ecco, questo è uno demonstration di com'è il gioco in due. Vedete, quello nero è la versione reskinnata del protagonista. Noi possiamo usare la whip, la frusta in otto direzioni, i due tasti, frusta e salto. Poi con delle combinazioni possiamo fare la scivolata, fare stomp sui nemici e varie cose. Spero che mi si senta molto bene e basta, let's go. Inizia subito così, grezzo. Ah, c'è una meccanica molto figa che lui ha questa vita, che io più mi ricarico la vita. Quindi io prima stavo settando delle cose, no? Non sono mai morto praticamente. C'è questo scaling degli sprite, molto carino. Questo è molto. Guarda, a me mi posso addirittura pigliare in determinate cose, fantastico. Esatto, gente che va sullo schermo, un macello praticamente.
Questo era ansioso di portarlo, poi ho detto ma mi sembra troppo cacciarone. Poi in verità lui può correre. Aspetta, cioè guarda, lui prende forse tenendo premuto su e la direzione, quindi upward sideways chiamato, no? Guardate che cambio di inquadratura spettacolare. Cioè lui così, frusta manetta. Mi piace molto l'animazione della frusta, dovrebbero usarla su un Castlevania 2D nuovo, una roba del genere. Anziché farla di dritto per dritto, no? Proprio molto all'Indiana Jones, tanto la, vuoi che la frusta non è copiata, cioè nel senso chi è un avventuriero così? Guardate che lui mi pare Gaston della Bella e la Bestia, non so, mi dà sto mood qui. Uno che c'ha sta zazzerone, non so, o il codino, non si, non c'è dato a sapere. Pixelata abbastanza grezza, come, cioè i fondali sono molto belli. Però tipo è molto cacciarone. No, che, poi cos'è che si potevo fare così? No, ho sbagliato, così vado giù. Ho usato il calcio così. Perfetto. Chi è bello? Poi a proposito di Indiana Jones. Ah, ma ho capito, la storia è iniziata adesso. Lei quella che guidava era proprio la nipote dello scienziato, l'ha rapita adesso mentre noi fuggivamo, che okay, non avevo capito il contesto, quindi molto narrativo questo qua. Ah, beh, devo salire, che ne so io. Dove devo andare? Bello, guarda, da appeso dai calci pure. Ma io devo salire qua? Ma io dove vado, scusami? Ah ok, ma io c'ero andato qui, vabbè. Power up, power down, insomma, finché meno. Ah cavolo. Ah, la capriola mentre. Ok, e questo è il boss in teoria, finale. Ah ok, lui. Nice guts. Ok, quindi è lui che in verità dà il prisma per salvare la ragazza. Però adesso hanno il prisma, quindi. Boh, bellissimo queste sezioni così. Cioè, non c'avevo mai. Cioè, ti giuro, L'avevo visto brevemente l'anno scorso perché lo volevo portare, ma sembra super divertente. Bellissimo lo sprite della macchina che ha almeno. No, c'ha solo due direzioni. Sì, ma veramente non si muore mai se uno si ricarica così. Questo cosa fa? Ah, beh, sono quelli off screen, bellissimo, in quinta di schermo, in foreground, come si dice. Io voglio il film di Edward Randi, assolutamente. Anzi, voglio un capitolo in 3D fatto sempre dalla Data East, oppure, oh, non lo so. Questo è lo scaling solito, simile a Outrun. Però la macchina è un po' sfocata, che sia. No, non è renderizzata, però è strano. Oh yes. Cioè, al cardiopalma. Cioè, lui sgravato con la frusta fa da matti. Sono di nuovo full vita, cioè non vedo. Ah, posso impennare? Ah no, impenna da solo. Ah no, comunque con il salto. Cioè, gli sparano addosso, ma lui se ne sbatte. Bello che posso colpire in otto direzioni, è una cosa incredibile.
Ah, posso guardarmi dietro, bello. Ah, si abbassa lui schivando i colpi, bello. Ah, ok. Posso colpirli anche così. Le sportellate, perché sarebbe il colpo da ravvicinato. Che okay, abbatte pure l'elicottero, incredibile. Oh, sto per morire, occhio, eh. Io posso colpirle, ah, primo credito. Oh, ti spingo così. Oh, attenzione. Non so cosa sto facendo. Ah, enemy power. Ok, c'era anche prima, non me ne ero accorto. Dai, ultimo colpo, ok. Oh, ma quanti ne arrivano? No, a piedi quindi. No, Madonna, mi sono salvato all'ultimo. Ah, ok, posso colpire anche con la frusta in diagonale, anche? Sì, in diagonale basso. Guarda questi, quanto mi piace sto immaginario dei pseudo prime guerre mondiali, no? Che hanno questi veicoli, a me posso andare, bellissimo. Cioè mi ha sorpreso positivamente, Cody. Sì, però è un po' incasinato, qua io vorrei colpire loro. Oh, poi non muore, anzi pure è comico. Ah. Ho capito, ma non riesco a colpire l'elicottero perché mi si aggrappa lì. Dai, qua è un'ottima posizione. Oh, via via, salta su Edward. Non li posso distruggere quelli, ovviamente. Ho capito, ma perché mi rimane bloccato lì? No, calmi. No, bellissimo. Ma chi sono questi individui? Oh, ma manco mi... Cioè, adesso sto morendo a rotella. Ok. Oh, non ci si ferma più, ma dove siamo? Dove devo andare soprattutto? Belle le animazioni anche.
Non ho capito cosa devo fare. Forse dipende dalla pressione. La pressione del tasto se mi aggrappa o colpisce semplicemente, no. Però vedi, oh, strano. Da capire me. Ok, devo togliere al momento giusto che. Chissà se quel calcio infrusta. Ha tolto di più a queste mani meccaniche. No. Ok. Numeri. Eccolo la famosa arma segreta. Ma diceva che era una ricerca sul. Ah no, non è vero. Oh, ma io fo così. Guarda, cioè lui con la frusta deflette tutto. Dai, ancora qualche colpo. Perfetto. Fa vedere l'animazione idol. Ok, adesso fuggiamo però, cioè ma già è finito. Cioè, è talmente grezzo, grezzi sti sprite che non riesco a capire come sono fatti. Sì, sono dei tizi con l'elmetto, per carità, no? Dai, no. Oh, fighissima sta scena, veramente pare un film. Molto cinematografico sto gioco. Che alcuni colpi ti buttano proprio fuori dalla mappa, non ho capito con che logica. Ok, quindi la sua animazione idol e dice un po' di frasi che no, vabbè. Immaginavo scontro aereo.
L'ultima crociata, spostati, però. Aspetta, dove sono? Ah, oddio, mi vedevo. Ero sopra le ali di questo secondo aereo. Dietro cos'è la prediction del boss? Cos'è un dirigibile? Oh, oppla! Se pensavate, di farla franca con Edward Randy, oppla! Sto masterando la frusta. Ho letto che il compositore, che adesso mi sfugge il nome, ha fatto solo tre giochi. Questo, forse Nitro, mi pare di aver letto Nitro Ball e un'altra roba che non mi ricordo. Nel suo profilo IMDb, tra l'altro. Cioè, guarda che roba. Belli scenari, molto belli. Dai. No, bellissimo sto negativo, cioè sto. Chi sono? Non capisco. Delle ballerine indiane, non so che cazzo è. No, boh, non lo so. Degli dèi, che ne so. Ma niente che una frusta non possa risolvere. Una frustata di Andy, Edward Randy. Vabbè però. Quanta colpi bisogna dare? No, 25. E che gli tolgo il doppio. No, perché io mi ricarico la vita, però ci sono degli attacchi che. Madò, bellissima sta scena. Ah, perché io devo recuperare con il salto quando mi buttano fuori ancora. Perché di cuori guarda quanti ne ho. Ogni cosa che fa lui fa male, praticamente. Dai, ok. No, c'era lui. Il bastardo. Dai, Final Showdown almeno. Ma quanta vita c'ha? Poi non cambia niente perché comunque. Ah, pensi. Se io faccio così. Cioè lui con la frusta deflette tutto, allora cosa schifo a fare? Cioè la vita, l'enemy power c'ha tipo quante cifre, non si sa, però alla fine togli sempre tantissimo. Lo fai che. Non lo so. Questo è un aerojet sperimentale ispirato a quelli ai primi aerei a reazione, sicuramente. Ci possono fare le giangole, un palleggio. No! No! Sempre quello, ma c'è stato sto tema sempre, tipo, anche no. Bellissimo che fa. Cioè
il buy and roll e tu devi stare in... Oh, no, stavolta non ci sono riuscito. Sì, ma ultimamente non gli stava calando la vita nell'ultima fase, adesso sì. No, mi sono appeso, dai. No. Ci sono dei colpi comunque che one shottano, è ufficiale. Ma del livello scontro finale, se è questo, eccellente. Cosa? Come l'ha diviso in due? Non c'è ancora rimasta tanta vita. The plane crashed down onto the armored vessel. That was finally the end of him. Returning home where Charlotte awaited me, I kept feeling... Oh, cavolo, fammi leggere, bestia. Eduardo! Lui è totalmente differente dallo sprite. No, c'ha il codino. Well, to make a long story... L'adventure with the memory of Charlotte's smiling face and Jennifer's red handmark. Oh cavoli! Vabbè, l'importante è che voi avete letto. E così repentinamente si finisce Edward Rand, quindi molto corto, cioè ho frustrato. No, frustrato. Ho frustato a destra e a manca come se non ci fosse un domani. Questo in sala giochi, quanti crediti ci avrò messo? Meno di 10, non lo so. Comunque divertente, della Data East del 1990. Poi comunque se fosse stato meno cacciarone e più preciso, se avesse avuto un gameplay più pulito, sarebbe stato molto figo perché tu puoi aggrapparti con la frusta, fare dei trick, fare la scivolata, invece tutto colpisce tutto e la si butta in cacciara, però molto carino, cioè adesso non sono nessuno, però non mi è dispiaciuto. Ecco. Sound composer Raika, però è uno... Lui si chiamava Akira qualcosa, forse Raika è lo pseudonimo. Non so se è vero, ma molti facevano questi pseudonimi, tipo adesso lui ha invertito, ha fatto l'anagramma di Akira, il suo nome, di solito per, non lo so, per non far capire chi erano nelle software house avversarie, non lo so. Sentivo dire, ma è una cavolata, prendetela con... per finta, insomma. Ma molti comunque avevano i nick tipo Piston Takahashi, no? Che abbiamo già visto in vari giochi. Ma lui è figo, dai, alla fine. Come fa ridere queste bezel, comunque con illustrazioni ufficiali, come se fosse tipo boh, Humphrey Bogart, insomma, sti attori qua. Paul Newman, queste robe qua. Data East, grandissimo. Data East Corporation. Ah, ecco, infatti. Che una volta si chiamava, cioè veniva annoverata come Deco, perché Data East, Corporation e la O di cos'è? Osaka, boh, che ne so. Non, no, che cavolo dico, non lo so. La O per cosa sta? Belle, comunque belli sprite, belle illustrazioni. Qua... Voglio vedere una cosa. Se io skippo, no, non posso skippare. Vabbè, qua riparte. Voglio rivedere un attimo la presentazione perché poi vi saluto con la schermata principale. E speriamo di fare sto benedetto episodio a quattro giocatori che mi danno sempre buca per un motivo o per un altro. Comunque, chi vuole può venire, basta che me lo dica chi ascolta questo messaggio. Perfetto. E che... Ringrazio chi c'è, chi c'è stato e chi ci sarà. Ricordate che si può recuperare tutto su YouTube, anche la prima stagione e da domani anche questo episodio, come al solito, che lo carico adesso, poi per domani è pronto e niente, ci vediamo. Ci vediamo alla prossima, al prossimo episodio, mezz'oretta precisa e io termino lo streaming. Buona, buon.